Insomma, lavori come cameriera per pagarti l'università e accrescere la tua cultura. Sarà impegnativo. Che cosa studi? Microbiologia. Oh, interessante. Ti va di studiare anche me? Scusa, non ti seguo. La microbiologia è lo studio degli esseri viventi molto piccoli. Lo so, è la mia materia di studio. Appunto, così ti ho chiesto se mi volevi studiare, visto che anch'io sono un essere vivente molto piccolo. Era una battuta. Ne sei certo? Ti piace la fantascienza? No. Fare i giochi di ruolo? Quelli sotto le coperte o quelli tipo Dungeons and Dragons? Oddio, tutti e due. No. Ti piacciono i Ho milkshake? paura che sia una serataccia. La colpa è soltanto tua. Io ero tenuto a chiedere, tu non eri tenuta ad accettare. Ti piace la magia? Non mi fa impazzire. Ok. Una serataccia. E che mi dici dei computer? Ti piacciono i computer? Oh, li uso molto, sai, ma non mi piacciono. Allora parliamo di cuccioli. Che mi dici dei cuccioli? Un po' ti piacciono? Una paperella mi ha morso sul viso. Certo, figurati. Lo sapevi che Einstein aveva torto? Perché? Il tempo non rallenta se ti avvicini alla velocità della luce, ma solo se ti avvicini a loro. Scusate. Un'altra volta mia madre. Che fai, non rispondi? Sto riflettendo. Se per caso stesse per morire, non me lo vorrei perdere. D'altra parte, se lascio partire la segreteria, me lo posso risentire quanto voglio. In questo ti capisco. Mia madre mi fa diventare matta. Non credo che raggiungerà mai il livello della mia. Ah, davvero? Tua madre ti telefona al lavoro tutti i giorni per sapere se hai mangiato in modo sano? Mia madre mi telefona al lavoro anche per sapere se e come sono andato di corpo. La mattina lei ti fa trovare i vestiti pronti come se tu avessi ancora 9 anni? Abiti con tua madre? No, il dramma è proprio questo. Cavolo. Ok, senti questa. Mia madre all'asilo mi faceva indossare i guanti di gomma perché aveva paura che prendessi le malattie dagli altri bambini. Ah, non è niente. La mia non mi faceva andare in bici per paura che prendendo una buca io perdessi la mia verginità. Pazzesco. E poi è successo? Sì, ma non su una bici. In una decappottabile. Io in una station wagon. Ancora vino? Sì, magari. Pensavo che una volta dovresti proprio venire da noi alla cena dello Shabbat. Perché? Se invitassi una ragazza cattolica come te con quel bel crocifisso al collo, a mia madre potrebbe venire quell'aneurisma che ho sempre sperato. Ok, ma soltanto se poi tu una domenica vieni da noi con in testa la kippah. È andata. Sono brava o no a fare la ruffiana?